Ciao a tutti e tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video vi farò vedere la mia stanzetta, la mia cameretta, diciamo che è un tour. Allora, io ora sono fuori dalla mia cameretta, così ve la faccio vedere direttamente da fuori. Questa, diciamo, è la porta, è molto semplice, così un po' farvi capire, diciamo. È molto piccola, non è gigante, wow. Allora, mettiamo da questo lato. Che allora qua c'è l'aspirapolvere, il termosifone e lì c'è questa vetrata. In realtà l'aspirapolvere non sta qui, ma sta qui al posto di questo. Vabbè, poi c'è questa, diciamo, vetrata tra virgolette. Dopo tutta questa parte, che lì di solito ci mettiamo le ciabatte, poi qui abbiamo il letto di mio fratello con il mio telefono sopra. Ecco qua il mio telefono e niente, con sotto qui, perché questo è il mio letto, cioè si apre e poi si alza e poi si dorme. Vabbè, questo è il suo letto, quello di mio fratello. Poi qua c'è il mio armadio di vestiti, come vedete, con questo specchietto bellissimo, che mi piace un botto. Che questo in realtà stava nel mobile di mio fratello, però l'armadio di mio fratello, però fa nulla. Dopo il letto e l'armadio, qua c'è, diciamo, due sticker che credo che abbia trovato nelle scatole di scarpe. Abbiamo un altro letto che non ci dorme nessuno, che mi è caduto pure il telefono, vabbè, che ci stanno tutti i pupazzi, per questo non dorme nessuno. Poi abbiamo questi due letti, quindi. Poi qua c'è l'armadio di mio fratello. Qui stava quel, diciamo, oddio, come si dice, quello specchietto, ecco. Scusate il rumore, ma c'è la lavatrice. Poi dopo l'armadio abbiamo questi cassettoni che sono anche le scale che fanno arrivare qui, come vedete, con tutti i pupazzi. Poi scendiamo questo cavo. Qui abbiamo, diciamo, tutte queste opere d'arte. Questo l'ho fatto io, che mi hanno regalato, cioè mi ha regalato mio cugino da un viaggio. Questo qua l'ho fatto a scuola e lì ci sono io. E lì c'è un quadro gigante con tutti i cuori. Aspettate, risalgo così vedete meglio. Qua invece c'è una finestra, che qui c'è il balcone, e qua è il balcone. Poi ciao. Ritorniamo di là, perché partiamo da questo. Allora, qui vicino alla porta, qui c'è il mobile, qui non c'era niente, poi ho messo questo mio orario virtuale. Qui, allora, qua c'è il computer portatile. Poi ci sono tutte le cose per il lavoro di mio padre e dei fogli che, vabbè, ho fatto io, diciamo, i disegni. Poi qui abbiamo tutti i miei quaderni per la scuola, il mio zaino di scuola e appunto tutti i libri di scuola. Allora, qua ci sono due cubini, la scheda del circolo d'annotazione Napoli, poi questi fogli che sono disegni, cose che mi hanno regalato i miei amici, insomma un po' di cose a casaccio. Non è vero. Qua non ve lo posso aprire, però partiamo da questo, dai. Che allora ho messo questo, che è un sasso, cioè non è un sasso proprio, è, diciamo, una saponetta, però fa profumare, diciamo, i cassetti. Allora, qua abbiamo, oddio, cappelli diciamo però con il parasole. Wow, non la sapevo questa parola, ve lo giuro. Poi, vabbè, cose per la mia bambola Reborn, cioè nel senso vestiti per la mia bambola Reborn, sì, e calze. Poi, qui abbiamo, diciamo, un po' di cose a caso.
cioè nel senso dei giochi, questo per esempio me l'hanno dato a Liberty, questo me l'ha regalato mia mamma, in realtà me la sono rubato, ho una palette, diciamo cose dei miei controlli, libri, insomma un po' di cose a casaccio, e questo me l'hanno regalato a Natale. Poi farò vedere bene tutti questi cassetti, insomma. Però mi sto mostrando un po' così a casaccio. Che non ho detto. Tempo. Ehi mamma, ciao. Poi abbiamo questa cassa. Sì, è una cassa, vero mamma? Questa qua è una cassa, giusto? È una cassa. Karma. Ragazzi, karma. Qui c'è questo. Che passeggino con la mia bambola Reborn. Vieni con la mia bambola Reborn. Poi abbiamo tutte queste coccarde. Si chiamano coccarde? Si chiamano gagliardetti. Ah, coccarde. Gagliardetti con le medaglie di mio fratello. Perché lui gioca a calcio. E quindi abbiamo messo tutte queste cose. Diciamo che questa parete è proprio dedicata a lui perché... Diciamo che questo è il suo. Questo quadro gigante è il suo, invece quello là è il mio. Perché quella parete è fucsia. Ah, le pareti mi sono dimenticata di dire che sono fucsia. Una sola parete, cioè questa, è arancione e verde, come quella là. Sopra il mio armadio mi sono dimenticata di farvi vedere. Ah, pure tiene tutte le cose. Tiene diciamo un coccodrillo. Ovviamente è finto un po' liscio. Poi. Abbiamo questa lavagna che ormai questa scritta non so da quanto tempo ce l'ho, però mi piace, quindi non la voglio cancellare perché me l'ha fatta mia zia. Poi questo gioco, vediamo se riesco a fare il centro. Vabbè, zero. Vediamo. Che cos'è? Boh. 1-0 sicuro. Però sto qui. Facciamo con questa, dai. È di nuovo in mezzo, no? Vabbè, più 40. Dopo questa qua, qua c'è la, il passeggino con la mia bambola Reborn. Poi qui abbiamo cose un po' a caso, cioè nel senso il quaderni che ho fatto io, veramente l'ho fatto io, sono quaderni appunti però. Poi un libro, questo qua dentro che c'erano tutte le bustine degli Haribo. Qui c'è il mio astuccio vecchio perché si è rotto. Qui c'è un cartellone e poi qui dietro è caduta la verifica di religione, cioè il foglio dove ho fatto la verifica di religione. Poi qua abbiamo il mio cagnolino che ho riciclato, ovviamente è finto, ho riciclato una scatola di scarpe. Poi qua tengo diciamo tutti i miei giochi, insomma un po' cose a caso qua dentro. Poi qua ho la casa delle Barbie, ecco mi sono dimenticata come si chiamava. Qui è diciamo una parte molto particolare perché è diciamo un puff, tra virgolette, dove tengo tutti i miei giochi Barbie, insomma. Questo qua l'ho fatto con mio padre. Poi in un video ve lo farò vedere. Anzi, ve lo voglio far vedere proprio ora. Allora, intanto non ho i soldi perché qui andrebbero i soldi. Si è tolto tutti i post-it. Vabbè, fa niente, dopo lo rimetto. Allora, prendiamo uno squishy, per esempio questo, questo, prendiamo questo che è bello grande. Allora, intanto, ma basta, che dire, allora, intanto giriamo questa parte, vediamo se, ok, mettiamo questo dietro, ma perché oggi non so fare niente, mettiamo questo dietro, ok, poi magari dopo proviamo con questo, mi sa che quello è troppo grande, vabbè. Sì, infatti non scende perché è troppo grande, quindi proviamo con quest'altro che è la M di Maria. No, è caduto fuori, vabbè, comunque vi assicuro che funziona. In realtà qui, aspettate veloce, qui andrebbero i soldi, però non ce li ho ora per fare di mano, quindi vediamo se esce. Dai, esci, dai, forza, devi uscire. Sì, bene. Mettiti qua. Ah, mi arrabbio. Ed è uscito. Qui. In realtà con i soldi è molto più bello.
veramente molto bello. E io avevo fatto questo perché sennò usciva sempre, ma in realtà esce ancora, non fa niente, non me ne frega. Poi abbiamo questo, beh, passiamo alla mia parte preferita, il mio mobile. Guardate, ora ve lo faccio vedere un po' così, un po' così. Cosa che c'entra? Vabbè, fa niente, lasciamo comunque. Qui c'è il mio specchio che ho messo, diciamo, questo cerchietto intorno che mi piace un sacco. E io sono in pigiama, vabbè. Diciamo così, perché mi piace che, diciamo, ci sono tutti i glitter, non lo so, mi piace. Poi abbiamo tutto questo. Questa è la mia parte preferita del mobile, cioè nel senso del mobile e in generale la mia parte preferita della stanza in generale, però questa è la mia parte preferita perché tengo tutti i miei trucchi. Guardate, tutti i miei pennelli, tutto bello sistemato, ovviamente. Perché in realtà io i trucchi li tenevo nelle pochette, insomma, un po' così. Non è ora che ho comprato, ma questo mobile c'è da tipo un anno o qualcosina in meno, però comunque c'è da un sacco di tempo. E poi prima di questo qui c'era questa scatola con tutti i miei rossetti, cioè da quella scatola, capito, sono passata a questo. Guardate, tengo tutti i miei rossetti, i miei ombretti, tutto bello sistemato finalmente. Poi qui abbiamo una semplicissima cattedra, una scrivania. Qui vabbè. Ah, volevo far vedere come l'ho personalizzato, perché a me mi piacciono un sacco i miei controlli, no? Sono i miei youtuber preferiti. E quindi l'ho personalizzato. Quindi volevo far vedere. Ah, un po' all'interno, un po' così. Poi guardate. Qui diciamo sono un po' cose per capelli. Questo per esempio sono tutti i miei profumi che ho messo. Però qui sotto ci sono di più i miei trucchi. Quindi allora qua intanto devo essere qua e questo qua. Perché l'altro giorno, tipo l'altro ieri, ho sistemato tutto per dentro. Ho pulito tutto. Vedete come sono brava. Poi stavo dicendo qui, allora abbiamo questa mensola. Mi sono stanca del braccio. Allora, questa mensola che diciamo cioè questa mensola sta, ci sta sopra questa coppa di mio fratello, poi la cosa del CD. E questa diciamo che è una scritta Claudio, perché è il nome di mio fratello. Qui ci sono dei sali colorati, cioè il sale colorato. Questo qua l'ho fatto a casa estivo e questo qua l'ho fatto a casa. Poi in un video ve lo farò vedere. Poi qui abbiamo questa scrivania con un po' di cose. Questo per esempio è un braccialetto di mio fratello. Qui c'è il computer, la stampante, insomma raga, la sedia verde ovviamente. E niente. Quindi, e poi qua c'è la finestra, questa è la tenda come vedete. È proprio in tinta la camera perché è arancione. Poi rosso, diciamo fucsia, eccolo qua. Fucsia, dov'è il fucsia? Lì, aspettate, vado più vicina. Fucsia, no, vedo. Verde, qui, e poi da tutte le parti il verde, diciamo. Ok. Qui, dei cassetti, qui, è da un sacco di parti il verde. Quindi io ora voglio fare il finale del video fuori al mio balcone. Non lo so perché mi piace il mio balcone. Poi oggi è pure una bellissima giornata, guardate. Oh yes. Quindi questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, commentate e attivate la campanella. Vi mando un bacio, al prossimo video, c'è un signore che mi fissa. Ok, ciao.